Un abbraccio. Un abbraccio. Ok. Ciao. Avete presente quando desiderate qualcosa per tantissimo tempo e solo l'idea di riuscire a raggiungerla vi fa sentire ispirati? Ecco. Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra, sia finita. Ma partiamo dall'inizio. Ieri, sapendo del mio amore per il basket, un ragazzo mi ha inviato una foto su Instagram. Era la figurina del mio idolo di sempre, un giocatore che ormai si è ritirato, di cui non produrranno mai più le figurine, introvabile, che tra anni potrà valere tantissimo. Quando giocavo a basket in Piemonte ero in un album di figurine e nonostante abbia comprato 789 pacchetti non sono mai riuscito a trovarlo. Così sono partito per un lungo viaggio. Ovviamente senza aver avvisato nessuno. 8.50 e ora inizio ufficialmente la missione. Ci ravvegliamo tutta quella che ho nostro. Sono arrivato in stazione, sono stra emozionato di tornare dove vivevo. Anche perché non ci vado dall'ultima partita che ho giocato lì tipo 3 anni fa. Adesso vado a prendere il treno numero 1, Milano-Torino. Siamo partiti e i miei problemi sono due. Uno, mi ricordo di averla già incollata ed è per questo che per poterla tagliare dall'album e nel caso in cui non volesse darmela per minacciarlo di morte. E secondo problema, non ho idea dell'età che abbia questa persona perché il suo unico post su Instagram è questo. Perfect timing! Quindi boo. Secondo treno, tra un'ora sono là. Ehi, ho beccato un controllore scavalcare. Non avete idea di quanto sia emozionante per me essere qua, però... Scusa, stai riprendendo? Sì. L'ambiente ferroviario non puoi riprendere. Vabbè, quindi ora videochiamiamo il ragazzo e scopriamo se è qua. Se non mi risponde è un bel problema. Eccoci. Perché ogni volta faccio le cose in questo modo? Mi ha appena scritto. Scusa Ale, ora non riesco. Se vuoi più tardi ci sono. Non so per cosa, ma ok. E ha riso. Quindi adesso andiamo dove vivevo e provo a entrare in casa mia. No, vabbè. Ho incontrato quello che mi aveva fatto scuola guida. Non so se ti ricordi di me. Io ho fatto la patente con te. Ho visto la macchina sempre la stessa. No, non è sempre la stessa. L'ho cambiata un paio di volte. E le mutande? Ogni 2 anni le cambio. Sembra che non le cambi, ma io le cambio. Che storia. Casa mia era questa. No, non ci posso credere. Prova a suonare, basta, vediamo cosa succede. Non mi ha risposto nessuno, però provo a chiedere dentro il bar se sanno se ci vive qualcuno. Mi dispiace, non lo so. Posso chiederti una cosa? Se per caso vive qualcuno in questo appartamento qua, di questo campanello qui? No, quello laggiù lì è vuoto, è un numero, io te lo posso ritracciare. Ok, vieni. Bene, grazie, permesso. Eccolo qua. Buongiorno signora, sono Alice. C'è qui un ragazzo che è un bravo ragazzo, a vederlo. Io abitavo nel suo appartamento 3 anni fa. No, io giuro, non ho fatto danni, giuro. Devi telefonare spedia Aymar. Io che ha parlato con me. Veramente è stata gentilissima, grazie mille. Massimo, immagini, buongiorno. Buona giornata, salve. Grazie mille ancora. Ciao ciao. Potevo chiedere se mi facevano mangiare una bistecca. Dato che ho la macchina scarica, posso metterla in carica un secondo da voi? Magari mangiamo insieme, tanto così. Ok, suona la mia. Sono di nuovo dentro. Grazie mille. Comunque non avrei mai detto che sarebbe finita a mangiare bistecche impanate a casa vostra. È assurdo. Sono nel loro studio e adesso richiamiamo il ragazzo della figurina. Speriamo che mi risponda. Oi, sì? Dove sei? Fuori Fossano. Aia, e ti tocca tornare indietro? Perché? Io sono a Fossano. Ti è partito il matto e sei venuto fino a qua. Eh sì, è la mia figurina, devo venire a prenderla. Aspetta, tanto io ora devo andare a casa. Cioè, tanto non ce l'avevo dietro. Okay, giustamente. Riesco ad arrivare per le 2. Va bene, grande. A dopo, ciao ciao. Devo andare a comprare una figurina. Perché le figurine si scambiano, non si prendono. Hai allietato la mia giornata. Davvero? Ciao caro. Mi ha fatto molto piacere. Ciao. Posso chiederti il pacchetto di figurine più schifoso che hai? Ci sono dei me contro te? Grazie mille. Quindi adesso inizia la seconda missione, riuscire ad entrare in casa. Con l'aiuto di Vittoria, vediamo come va. Siamo arrivati. Sto chiamando l'amministratore. Pronto? Pronto, salve. Ma lei chi è? Io, è una storia un po' complicata. Le apro. Ok, grazie mille. Puoi andare in porta? Certo, certo. Grazie. Grazie, arrivederci. Là dentro insieme ai miei 4 coinquilini è successo veramente di tutto. Allora qui non c'è nessun rasoio di Desi.
Come va? Oh mio Dio. Vabbè, spero che ti diverta. Ciao. Grazie mille davvero. Il grande momento è arrivato. No. Che ricordi. Questa era la mia cameretta. Sono contentissimo. Ciao Giulietta. Adesso figurina time. Piacere, Gabriele. Io ho controllato i doppioni, non avevo di tutto. Sai che io ho portato delle forbici e taglierò la mia cosa. Sì, sì, no, l'avevo capito, problema. Ecco qua. Mamma mia, che brutto, serio, antipatico. Forbici. Che onore. Eccola qua. Adesso devo custodirla come una reliquia. Arriverà sana e salva a casetta. Ecco te. Grazie mille davvero. Grazie a te. Mi hai regalato un ricordo bello. Sono arrivato a Milano in stazione e mentre ero in treno ho pensato che è proprio vero che quello che conta è il viaggio, no? Quello che si fa per raggiungere i propri obiettivi. Quindi in questo caso quello che conta non è la figurina in sé, ma quello che ho fatto per ottenerla. Quindi... What can I say? Mamba out.